Alzi la mano chi almeno una volta ha trovato un tesoro in mare. Dai, non fate i timidi. Nessuno? Immaginavo, manco io. Nemmeno un euro, solo meduse e sassi dolorosi, che mi hanno fatto nominare tutti i santi. Ma so che tante altre persone, meno sfortunate, hanno trovato delle cose stranissime e a volte di valore nei fondali marini. Andiamo a vederli. E vi seguo pure io perché vorrei proprio sapere come cavolo fanno. Gesù d'oro. Ad alcuni piace nuotare, ad altri starsene sotto il tendone a prendere il sole sul lettino in spiaggia. Ad altri ancora piace usare il metal detector e trovare cose in giro per mari, spiagge, laghi e tante altre zone, come Roy Vargas. Durante il suo tempo libero dedica anima e corpo a questa attività. E devo dire infatti che fa bene, ha trovato tempo fa una collana con il volto di Gesù tutto d'oro da 14 carati, del valore di $3,000. Insomma, ho capito, compriamoci questo metal detector e speriamo di trovare Gesù o una Madonnina, dai, mi accontento. Pistola sospetta. Questo famoso youtuber con più di 8.900.000 iscritti ha tirato su un vero e proprio business grazie al suo canale, dove esplora spesso laghi e mari pieni di tesori con il suo metal detector. Anche se stranamente solo lui riesce a trovare cose fuori dal mondo, se ci va qualcun altro non rimane mai nulla. Ma vabbè, che sia vero o meno che trovi sempre migliaia di ricchezze o meno sui fondali marini, non importa. Un giorno con il suo metal detector ha addirittura trovato una pistola che ha subito consegnato alla polizia, quasi sicuramente è stata usata per compiere qualcosa di brutto, e poi buttata in fondo al mare sperando nessuno la trovasse. Resti viventi. Ma non finisce qua, dopo la pistola qualcuno ha trovato i resti di una persona. Ok, io ho una brutta sensazione, non so voi. Perché quello che ha trovato queste ceneri della persona morta è sempre lo youtuber di cui vi parlavo prima, Dalmid. Quindi le cose sono due, o ha una fortuna davvero come pochi, oppure ha organizzato tutto lui. Alla fine invece di tirare fuori tutto ha deciso semplicemente di rimettere i resti dentro la teca in cui li aveva trovati, si sa mai qualche maledizione poteva colpirlo. Denaro falso. Un pescatore stava beatamente cercando pesci in un laghetto qualunque quando all'improvviso è riuscito a prendere qualcosa. Ma non era un pesce come si aspettava, semplicemente una bustina di plastica piena di soldi. Più di 4.000 euro, ma ci ha impiegato un po' prima di capire che erano tutti falsi. A quanto pare erano soldi usati nei film. Quindi mi dispiace per il pescatore, anche oggi si diventa ricchi domani a quanto pare, forse. Denaro vero. Il nostro amico Ed Beach Hunter, con un canale YouTube da 134.000 iscritti, ha trovato molti tesori durante gli anni. Ma quello più impressionante ha a che fare con un pacco di soldi da $110.000. Era una giornata come le altre finché all'improvviso, scavando nel punto in cui il metal detector aveva suonato, l'uomo è riuscito a trovare un pacco chiuso bene con lo scotch con ben $110.000 dentro. Non sapremo mai se era di qualche famosa gang del posto, ma sicuramente ha passato una bella serata quel giorno. Automobile. Io ho trovato 2 euro una volta, ero molto felice, ma dopo ho visto il video di un tizio che addirittura ha trovato una BMW sotto il mare, e quindi ho deciso di arrendermi con il metal detector e tornare a poltrire in casa. In Norvegia la polizia ha trovato una BMW X5 luccicante, beh, non tanto, in fondo a un lago. Dopo attente investigazioni hanno capito che era di un criminale che è scappato buttando la macchina dove poteva il prima possibile per non farsi beccare. Con questo concludiamo, insomma, noi troviamo solo granchi e visci di animali strani dai nomi indefiniti, mentre questi tipi trovano pure le macchine sott'acqua. Che dire, forse non stiamo cercando bene o sono solo io. Se avete mai trovato qualcosa sott'acqua fatemelo sapere nei commenti e lasciate mi piace, altrimenti condividete il video e cominciate a usare un metal detector con gli amici per trovare assurdità di ogni genere. Alla prossima, gente!